Un pieno diritto di cittadinanza significa uno stato a misura di persona e dunque di famiglia, a servizio del cittadino nei bisogni materiali e spirituali, affettivi, relazionali. Con quale welfare? Ma un welfare che non viva di soli denari e di soli servizi e si ricordi che senza relazioni umane e rapporti di fiducia non basteranno mai soldi e non basteranno mai servizi. La famiglia, da questo punto di vista, è il luogo dove si apprende la capacità di costruire relazioni felici. Un sano welfare in che modo concepisce beni e servizi? Questo sarebbe un ragionamento lungo, come si suol dire. La semplifico così. Dentro i sistemi di welfare i servizi hanno un senso solo se si ricordano che sono appunto a servizio delle persone. Il sistema economico occidentale negli ultimi 30 anni questo se l'è dimenticato e quindi tende a moltiplicare prestazioni, tra l'altro sempre più significative, perché ad esempio le prestazioni sanitarie vanno in quella direzione, ma dimenticando che le prestazioni senza le persone non servono a nulla.